Buonasera. Scusate. Buonasera a tutti, a tutte e a tutto. Benvenuti allo Sherwood Festival. Come probabilmente molti di voi sanno, lo Sherwood Festival è uno spazio indipendente, costruito attraverso la cooperazione di tantissime e tantissimi che per più di un mese rendono questo parcheggio uno spazio di libertà. Lo rendono uno spazio di libertà andando a cercare di rompere tutte quelle barriere di genere e di razza che possiamo e sicuramente viviamo quotidianamente nelle nostre case, nei luoghi di lavoro e sulle strade. Ma grazie alla disponibilità di decine e decine di persone all'interno di questo parcheggio si combattono quelle discriminazioni che troviamo all'interno della nostra vita quotidiana. Ed è uno dei massimi valori aggiunti che questo festival ha. È uno dei massimi valori aggiunti insieme anche al tentativo, allo sforzo quest'anno in particolare di riuscire ad essere impattanti il meno possibile sull'ambiente. E questo non perché abbiamo sposato l'ideologia del greenwashing o vogliamo essere accettati, accettabili all'interno della narrazione mainstream che in questo momento santifica Greta Thunberg, però poi dall'altro continua a distruggere i nostri territori. Ma perché noi portiamo avanti una pratica quotidiana all'interno degli spazi sociali e anche all'interno della nostra vita individuale per andare a combattere coloro che sono i predatori del nostro territorio. I predatori del nostro territorio che è il Veneto, ma il nostro territorio che è anche il mondo intero. Quindi, insomma, quello che presentiamo, quello che facciamo qui dentro è quello che siamo davvero. Ovviamente siamo perfettamente consapevoli che le pratiche che tentiamo di mettere in campo sono frutto di una discussione continua, di un mettersi in... di un interrogarsi sia su il nostro vissuto individuale, sia sulle pratiche collettive che viviamo ogni giorno. E sicuramente da tanti punti di vista possiamo migliorare tutti quanti, e penso che una delle funzioni del dibattito di questa sera sia proprio questo, interrogarci, metterci in discussione per andare a scoprire una pratica, un linguaggio, una lotta che forse ancora non è così interna alla nostra abitudine e ai nostri percorsi. Però è proprio questa la forza che si percepisce nella foresta di Sherwood, la capacità di mettersi in discussione e da lì agire sulle proprie pratiche, cambiare quelle per cambiare l'esistente. Quindi ora vi introduco il perché della serata di questa sera e anche l'importanza di questo dibattito, che vuole essere più che un dibattito, un'interlocuzione. Abbiamo riso fino adesso, se non l'avete notato, per stemperare sicuramente da un lato la nostra tensione, ma anche perché vogliamo che sia questo lo spirito della conversazione che andremo a fare a breve. Abbiamo chiamato questa serata Decolonize This Place, prendendo spunto da un movimento nato a New York, negli Stati Uniti, che porta avanti battaglie dal punto di vista degli indigeni, degli afroamericani, porta avanti una lotta per difendere la causa palestinese, il reddito minimo, ma anche che porta avanti pratiche contro la gentrification, che sicuramente New York vive in maniera fortissima, ma che anche noi non siamo esenti dal vedere le nostre città gentrificate. Pensiamo a Venezia, che forse ne è l'esempio massimo all'interno della nostra regione. Bene, questo gruppo ha cominciato a andare a interrogare, osservare, criticare in maniera attiva attraverso performance, attraverso la presa di parola, quello che accadeva soprattutto inizialmente all'interno dei musei, delle gallerie d'arte,
dei luoghi di aggregatori di cultura nella città di New York. Un esempio tra tutti forse è la battaglia che è stata fatta per cambiare il nome della famosa festa statunitense, il Columbus Day, da Columbus Day in Indigenous People's Day, proprio perché sappiamo bene chi sono i veri indigeni che hanno visto che da secoli vivono quelle terre che sono stati espropriati di esse da parte del colonialismo bianco. E ci sembrava uno spunto interessante con cui poter nominare anche la serata di questa sera. Tanto per cominciare, introduco quelle che sono le nostre ospiti. Selam, che è in collegamento da Milano, attivista di Non Una di Meno Milano. Ho di fianco Magda, invece, che è una dottoranda di sociologia dell'Università di Padova, membro di Intergrace e del direttivo di Refugees Welcome. E poi Wissal, una performer, pittrice, artista a 360 gradi e anch'essa attivista transfemminista. E grazie a loro questa sera proveremo a comprendere meglio alcuni termini che probabilmente sono diventati termini comuni all'interno delle pratiche di alcuni militanti, ma che sicuramente hanno bisogno di essere spiegati al grande pubblico, alle persone con cui interagiamo quotidianamente, ma anche alle componenti stesse che fanno parte dei nostri spazi sociali. E uno di questi termini sicuramente è intersezionalità. Angela Davis, attivista afroamericana, che probabilmente molti di voi hanno già sentito nominare, attivista afroamericana che ci ha insegnato come razzismo e sessismo si intersecano continuamente, razzismo, sessismo, capitalismo e classismo si intersecano costantemente nella repressione e nel controllo dei nostri corpi. Bene, partendo dalle riflessioni di Angela Davis, questa sera andremo a capire meglio come la pratica dell'intersezionalità può essere utile ai movimenti, può essere utile ai movimenti transfemministi, come ai movimenti antirazzisti, come ai movimenti che si battono contro il cambiamento climatico. E appunto, lo faremo mettendoci in discussione. Questa è, direi che è la grande, il gran, uno dei grandi fil rouge di questa serata. E ovviamente una delle cose che ci siamo chieste è anche come, ad esempio io, donna bianca di estrazione della classe media, posso permettermi, e come tante altre possono permettersi o devono fare per riconoscere quelle che sono le differenze che intercorrono tra tutti i soggetti che stanno all'interno della lotta transfemminista, stanno all'interno delle nostre lotte, che hanno provenienze diverse, hanno storie diverse, hanno condizioni di vita profondamente differenti, vivono la repressione dello Stato in maniera profondamente differente. E per interrogarci rispetto a questo, ci sono appunto queste tre ospite che ci daranno una mano. Innanzitutto parliamo con Selam, attivista di Non Una di Meno, che, come probabilmente sapete, è stata Non Una di Meno Milano, è stata protagonista quest'anno.